prima di iniziare ricordo che questa nostra celebrazione è la penultima, e cioè che sabato prossimo, Dio piacendo, faremo l'ultima messa conclusiva di quest'anno e riprenderemo a settembre. Questo per sapere regolare. Un'altra cosa, in seguito al furto che hanno fatto, per cui hanno tolto alla Madonna qualche ciondolo, qualche catenina, tanta gente ha offerto catenine, qualche anello. Ora, noi le abbiamo accettato, però vorrei ricordare che non possono stare tutti appesi alla Madonna. Noi li avvicenderemo così durante l'anno. Poi alla fine dell'anno saranno così alienati, cioè venduti per il Tempio e per il culto della Madonna. Non possono stare chiusi in cassaforte oppure sempre con questa rotazione. Per cui quelle persone le quali non volessero che i loro donativi fossero così sguagliate, diciamo, per il culto, possono anche ritirarle. Noi per un anno le teniamo qui avvicendate, ma se c'è qualche persona che dice no, io non voglio, voglio che sia sempre lì, appesa alla Madonna, questo non lo possiamo fare, per cui si dà libertà a tutti di poter ritirare i propri ciondoletti se non gradiscono che siano accettati a queste condizioni. Chiaro questo? Anche perché nella disciplina comune è questo, che per qualche tempo si tengono e poi si alienano per i poveri oppure per il culto della Chiesa, per il culto della stessa Madonna. Va bene così? Per cui siete tutti avvisati, in modo che noi possiamo stare in coscienza a posto davanti al Signore. Questo intanto io lo metto, però. E poi sarà tolto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Oggi si celebrava una volta la festa del preziosissimo sangue di nostro Signore, giustamente la festa del corpo del Signore e del sangue del Signore sono state abbinate, perché è meglio celebrare insieme la festa del corpo e del sangue del Signore, perché nell'Eucaristia c'è il corpo e il sangue del Signore. Però possiamo anche noi ricordarci del sangue del Signore, sebbene la festa liturgica è assorbita in quella del corpo del Signore, possiamo invocare il sangue del Signore, che è il migliore solvente di tutti i nostri peccati, il migliore solvente di tutte le nostre malattie, il migliore solvente di tutti i nostri nodi, legami con cui il maligno ci ha legati. Il sangue di Gesù. Davanti al sangue di Gesù non c'è legame che conta, e poi sappiamo che per le piaghe di Gesù, per il sangue di Gesù, noi siamo stati guariti. Il sangue per gli antichi era la vita. Dio ha dato il suo sangue, cioè ha dato la sua vita per noi. E allora invochiamo noi il sangue di Gesù questa mattina, proprio durante l'aspersione dell'acqua, ricordando che nel sangue di Gesù abbiamo la remissione dei peccati, abbiamo l'abluzione, la remissione di tutte quelle infermità che abbiamo contratto a causa del peccato. È il sangue divino che ci rende candidi. Chi sono costoro? È detto nell'Apocalisse che
sono bianco vestiti e seguono l'agnello, e l'angelo risponde: sono quelli i quali hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e sono diventati bianchi. Cioè il sangue dell'agnello asterge d'ogni peccato e le vesti tinte nel sangue diventano bianche. Noi vogliamo purificare le nostre vesti nel sangue dell'agnello, vogliamo purificarci questa mattina chiedendo al Signore Gesù una profonda purificazione della mente, del cuore, dei sensi, ossia dell'anima e del corpo. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici questa acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami e sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, alleluia. A quanti giungerà quest'acqua porterà salvezza ed essi canteranno alleluia, alleluia. In quel tempo Gesù è entrato in Cafarno. Gli venne incontro un centurione che lo scongiurava. Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose: io verrò e lo curerò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono subalterno, ho soldati sotto di me, e dico ad uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. All'udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: in verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, e sia fatto secondo la tua fede. In quell'istante il servo guarì. Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre scomparve, poi essa si alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Parola del Signore. Una liturgia ricca, quella di oggi. Nella prima lettura c'è la visita del Signore.
la visita di Dio unetrino alla tenda di Abramo, capostipite del nuovo popolo del Signore, la promessa del Salvatore che nascerà da Sara, che viene risanata dalla sua sterilità, viene dato così il figlio della promessa, il figlio in cui saranno benedette tutte le genti, viene dato il figlio che si è chiamato Isacco, gioia, sorriso, perché rinnoverà la vita su tutta la terra. Ed è in quel figlio che poi è il simbolo, il segno del figlio di Dio, che noi tutti siamo benedetti. La benedizione di Abramo scende su di noi, e nella benedizione di Abramo è la benedizione di Dio, che in Cristo Gesù ci ha benedetti con una benedizione eterna, perché fossimo sua stirpe, santi e immacolati al suo cospetto, come dice il prologo agli Efesini. Anche noi questa mattina riceviamo la visita del Signore. Gesù viene in mezzo a noi e ci benedice. È il Padre che ci dà il Figlio e nel Figlio ci benedice. Viene guarita la sterilità di Sara, cioè l'impotenza dell'uomo di darsi un Salvatore. Dio scende in Sara, risana Sara e dà con la sua potenza la forza generatrice a Sara, dà il figlio in cui noi troviamo i segni di Cristo Signore. E questo figlio della promessa compare. Ed eccolo questa mattina nella liturgia a Cafarnao, la città di Gesù, perché visse a Cafarnao un anno e mezzo, evangelizzando tutta la regione del lago di Genezaret, tutta la Galilea. Ebbene, a Cafarnao c'era il centurione, colui che presidiava con la sua guarnigione la regione del lago di Genezaret. Era il governatore delle centurie romane. Era un uomo pio, un uomo di fede, perché la fede tante volte travalica la religione. Non tutti quelli che hanno la religione hanno la fede, e davanti a Dio non conta la religione, conta la fede. Questo centurione, pur essendo pagano come religione, pur non appartenendo alla, diciamo, alla stiata ebraica ereditaria della promessa, è un uomo pio, ma un uomo che prega e aspetta la redenzione. Egli credeva in Gesù, ne aveva sentito parlare, lo Spirito del Signore aveva parlato a lui, perché lo Spirito del Signore è con chi crede e con chi prega. E allora egli va incontro a Gesù e si prostra ai suoi piedi. Pensate, il centurione romano, che era un'autorità lì a Cafarnao e in tutto il lago di Genezaret, si prostra ai piedi di Gesù, lo riconosce il suo Signore.
e gli dice: Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. È un atto di amore, di carità che il centurione fa per ottenere la guarigione di questo servo caro che è ammalato e paralizzato. Per cui nel centurione c'è insieme la fede in Gesù e la carità, l'amore del prossimo. E Gesù dice: bene, sì, io verrò a casa tua e lo guarirò. Ecco allora il senso dell'umiltà che sboccia nel cuore del centurione. Tuo Signore, venire da me, ma io sono un povero uomo, tu sei Dio, tu puoi fare quello che vuoi, non c'è bisogno, Signore, che tu venga entro il mio tetto. Guarda, io sono il centurione, ho tanti soldati a mia disposizione, a mio servizio. E dico ad uno: fa questo e lo fa, dico un altro: fa questo e lo fa, perché io sono il capo, sono il centurione e i soldati mi obbediscono. Tu sei il padrone di tutti, sei il signore di tutti, non c'è bisogno di scomodarti, basta che tu dia una parola perché tutto si compia, perché tutto obbedisce a te. Quanta fede in quest'uomo, nella divinità di Cristo e nella potenza di Cristo. E Gesù resta ammirato. E ammirato così com'era, guarda attorno e dice: in verità vi dico, in Israele, nel mio popolo, il popolo della promessa, non ho trovato tanta fede quanto ne ho trovato in quest'uomo pagano. Ora io vi dico che verranno dall'Oriente e dall'Occidente e prenderanno il posto vostro che non avete creduto, e siederanno al posto dei figli di Abramo, mentre i figli di Abramo saranno cacciati fuori perché non hanno creduto. Poi si rivolge al centurione e dice: va pure a casa tua, il tuo servo ormai è guarito. E quell'uomo credette alla parola del Signore, tornò a casa sua e il servo era già guarito. Questa è la prima guarigione dovuta alla grande fede, la guarigione di un pagano. Ci sono adesso due altre guarigioni. Una guarigione di famiglia, diciamo. Pietro aveva la suocera che era malata. Pietro tra gli apostoli era ammogliato. Poi quando Gesù lo chiamò, lasciò la famiglia, lasciò sua moglie, lasciò sua figlia Petronilla e seguì il Signore. Però i rapporti con la famiglia non cessavano. Ed ecco che la suocera di Pietro era ammalata con febbre, una febbre tipica. E allora Pietro all'orecchio del Signore disse a sé: guarda, mia suocera è malata, fa una capatina qui nella casa di mia suocera, perché c'è una febbre che non se ne vuole andare. E Gesù accettò
la raccomandazione di Pietro ed entrò nella casa della suocera di Pietro e quella giaceva a letto con la febbre. Gesù sgridò la febbre. Ecco, Gesù sgrida la febbre. Febbre, che stai facendo qui? Non è più il tuo posto, vattene via. Sgridò la febbre, comandò la febbre e la febbre se ne andò. Poi la prese per mano, la fece alzare ed essa cominciò a servire ai convitati, ossia perché tanta gente era convenuta nella casa della suocera di Pietro e allora la suocera di Pietro, bella e guarita, si fece un dovere di, come si suole fare, dare i pasticcini, i fichi secchi, quei tempi, o uva passa, ai convitati. Cominciò a servire i convitati per dimostrare che veramente era guarita. E c'è una terza guarigione. Questa guarigione è collettiva. Le guarigioni collettive avvengono nel pomeriggio, sul far della sera, perché la gente torna dai campi, torna dal lavoro. Quelle che hanno bottega, non c'è l'illuminazione notturna, proprio sul far della sera chiudono le botteghe. La gente va nella piazza, per cui è il momento in cui la comunità si raduna nella piazza per conversare prima che faccia tarda notte. Ed è in questo momento della giornata che Gesù fa le guarigioni collettive. E allora gli portarono indemoniati, malati di ogni genere di malattia, ed egli liberò gli indemoniati e guarì i malati. Così si adempiva la parola del profeta, ci dice San Matteo, egli ha preso su di sé le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Ecco, ci fermiamo a questa parola del profeta che si realizza in Gesù e che Gesù applica a sé. Egli prende le nostre infermità, egli si addossa le nostre malattie. Gesù, quando guarisce, si immerge nelle nostre malattie, si immerge in tutti gli infermi, prende su di sé la malattia dell'infermo e lo fa riemergere nuovo, risanato. Inizia lui così un processo di guarigione, perché Gesù ha preso in sé le nostre malattie e le nostre infermità. Vedete quanti fatti sono addensati nella liturgia di oggi. In ogni fatto noi potremmo fermarci e discorrere a lungo, ma vogliamo per il momento delibare alcuni punti che servono per noi. Abramo riceve tre uomini, prodice la liturgia tres vidit et unum adoravit, cioè ne vide tre e ne adorò uno. È una delle rare manifestazioni della Trinità nel Vecchio Testamento. Erano in tre, ma quei tre erano uno. Anche nel colloquio che si intesse tra i tre e Abramo, alle volte viene usato il plurale, ma alle volte il singolare. Quando Abramo si rivolge ai tre, prima dice: «O mio Signore, che cosa devo fare?»
Chi sono io che voi veniate a me, o mio Signore? Per cui parla in plurale, però tutte e tre sono il suo Signore. Egli comprende che è Dio che lo visita nella sua tenda e si vede in quattro per i doveri di ospitalità. Non dà acqua semplicemente agli ospiti, ma ordina che venga dato latte fresco e latte coagulato, perché si potessero rifocillare. Poi chiama il servo e gli consegna il vitello più tenero che ha allevato. Dice: uccidelo e prepara. Poi chiama la moglie e dice: prendi 3 misure di farina e fai il pane e cuocilo subito al fuoco. Ossia, fa tutti gli onori di ospitalità che un uomo può fare davanti a un personaggio illustre. Egli comprende che è Dio che viene a visitarlo. L'ospitalità è un dovere, ci dice il libro della lettera agli Ebrei, di coltivare l'ospitalità. Abramo praticò l'ospitalità ed ebbe in sorte di ricevere negli uomini, in quei 3 uomini, la visita di Dio. Tante volte l'ospite è Cristo, che viene a visitarci, avere gli occhi aperti anche da noi. Tante volte è Cristo che viene negli ammalati, nei poveri, nei diseredati, a chiedere aiuto. Attenti a come noi accogliamo i nostri fratelli bisognosi. Potrebbe darsi che nel fratello bisognoso, nella donna che chiede aiuto, ci sia Cristo Signore che viene a visitarci e chiede la nostra carità, la nostra sollecitudine, la nostra preghiera. E allora che la nostra fede deve risvegliarsi come la fede di Abramo, come la fede del centurione, come la fede degli ammalati. Dobbiamo aprire gli occhi e vedere nel fratello bisognoso Cristo. Io ero malato e siete venuti a visitarmi. Io ero povero e mi avete accolto. Io ero affamato e assetato, mi avete dato da mangiare e da bere. Io ero carcerato e siete venuti a visitarmi. Io ero anche in colui che voi chiamate delinquente, incarcerati, in fondo ai carceri. Anche lì io mi trovo, io che sono calato in tutte le miserie umane, io ho preso su di me tutti i peccati e tutte le infermità. Avere gli occhi della fede e saper riconoscere il Signore, questo è importante per noi. E allora la visita del Signore sarà una visita di grazia, come fu la visita di quei 3 angeli ad Abramo, che ricevette in quel momento la grande promessa, il figlio della promessa, la benedizione per lui e per tutte le genti. Abituiamoci a vedere con gli occhi di Dio e di accoglierci gli uni gli altri con gli occhi del Signore. Non respingiamo nessuno, perché quello che noi respingiamo potrebbe anche darsi che sia Cristo che
è venuto a visitarci.